Allora, questo video lo faccio per due motivi. Uno, perché volevo provare questa modalità di registrazione. E due, perché voglio parlare del famoso default dell'Argentina del 2014. Allora, questa cosa del default del 2014 per me è una stronzata, nel senso, lo è sempre stata, nel senso che è uscita fuori la questione dei fondi Sbrite, lo sfondo Sbrite, ok? È uscita fuori questa questione. Praticamente è successo che alcuni speculatori sono andati a un tribunale americano degli USA e hanno chiesto ad un giudice di fargli una sentenza a loro favore. Questa è la sostanza dell'accaduto, dove praticamente loro vincono e hanno il diritto a essere risarciti cioè tipo 300%, cioè cosa improponibile, no? Tipo di guadagnare oltre, diciamo, oltre quello che devono guadagnare, e che oltre questo loro hanno il diritto di farsi pagare per primi. Quindi praticamente ci sono altri debitori, perché l'Argentina con la dittatura Menem, periodo neoliberista, diciamo, che è un seguito della dittatura, e anche questo periodo qua, che in un certo senso con i suoi debiti è un proseguo di quella dittatura, no? Perché la dittatura poi ha lasciato danni economici permanenti, che non si sono tolti. Cioè, loro ovviamente con questa sentenza impediscono ad altre persone che stanno aspettando di essere pagate di ricevere il pagamento. Quindi loro devono essere pagati per prima. Allora, l'Argentina, ovviamente i funzionari del governo hanno detto: se noi adesso accettiamo di pagare a questi qua, anche se lo possiamo fare economicamente, però poi tutti gli altri potrebbero dire: vabbè, allora anche noi non vogliamo la ristrutturazione del debito proposta nel 2004, mi sembra, e vogliamo un'altra cosa. Vogliamo essere pagati come quelli là dei fondi Brite, non so come si pronuncia, comunque, si sono capiti. E quindi loro hanno detto: no, non lo paghiamo, perché sennò altrimenti arriva la gente e dice, ci ammazzano, perché se dovessimo pagare tutti, come quelli dei fondi avvoltoio speculativi Brite, praticamente, cioè veramente l'Argentina, cioè default non lo fa perché c'è la moneta sua, però cioè io già sono stato là e ci sono, in realtà, al di là di quello che si dice, condizioni di povertà e deindustrializzazione molto forti. Comunque, quindi praticamente non lo fa per questo motivo qua. Quindi diciamo, però qual è il punto? Cioè dov'è il punto che voglio arrivare io? Il punto è questo. Cioè, sì, è vero, l'Argentina non sta facendo default, probabilmente gli stanno impedendo di pagare, però tutto il teatro che c'è attorno riguardo questo avvenimento, per me è un teatro, nel senso, l'Argentina poteva usare i consigli economici della Mosler Economics già tempo dietro. Non l'ha fatto, ok? Continua a tenere la gente sussidiata con donne gravide buttate, che ne so, in mezzo a strada a chiedere elemosina, perché lì non c'è l'aborto, però ti danno un coso di boh. Allora, diciamo che non lo so esattamente quanto ti danno, però ti danno una ridicolaggine per ogni figlio che tu hai, quindi che so, una cosa tipo 20 euro al mese. Mo magari sto sbagliando e so 60 euro al mese, ma anche se so 60 euro al mese, no, non è che cambia nulla, ok?
anche perché lì i prezzi, diciamo, hanno la loro valuta, ma sono agganciati in un'altra valuta. Adesso spiego il fatto. Quindi, cioè, loro stanno facendo questa grande cosa come l'Argentina, nosotros vamos a combattere l'imperio, un po' come in Venezuela, no? Cioè, colgono l'occasione di questo attacco speculativo, questo è quello che penso io, per mettersi anche il governo argentino e anche tutti i sostenitori, ma in un certo senso i detrattori del sistema di vita argentino, cioè per diciamo creare questo evento dove c'è una lotta diciamo di potere, di classe tra il governo argentino del popolo e i fondi cattivi, speculativi, eccetera. Mentre io avrei semplicemente fatto questo, cioè avrei detto, cioè scusate, cioè voi siete i fondi speculativi, no? Noi siamo l'Argentina, quella è una sentenza di un tribunale americano, a noi non ce ne può interessare niente. Cioè, è semplice, che poi è vero che c'è un sistema dove tutti i sistemi, come posso dire, il sistema economico è fatto in modo che la maggior parte delle società, diciamo, che si occupano di gestire crediti, debiti, eccetera, sono legati agli Stati Uniti, e quindi se tu fai una cosa con gli Stati Uniti ti blocco in tutto il mondo, e al di là che esiste una libertà, eccetera, di usare ognuno la propria valuta, in realtà sì, c'è un problema in questo senso. Però voglio dire, secondo me, che ne so, l'Argentina potrebbe dire, che ne so, con la banca nazionale dell'Argentina ti apro un conto in valuta anche estera, ti pago quello che ti devo pagare e te lo pago col conto in Argentina. Se ci sono dei problemi perché gli Stati Uniti riescono a impedire anche questo, te lo pago in un'altra valuta. Il problema però è che la valuta argentina non è accettata perché loro ovviamente sono un paese dove la valuta di riferimento in Argentina è il dollaro, cioè anche se loro c'è il pesos, però anche gli stessi politici, Cristina Fernandez, loro dicono abbiamo speso dollares, no, che dice abbiamo speso pesos. Quindi loro si esprimono per prima in dollari, perché magari devono comprare alcune, essendo stata deindustrializzazione, deindustrializzata l'Argentina tra la dittatura e il periodo Menem, avendo passato questa fase, non hanno capacità produttiva, quindi devono comprare all'estero i prodotti. E quindi il prezzo dei prodotti è uguale a il prezzo estero convertito in pesos. Quindi praticamente non c'è la valuta, mentre invece altri stati, magari con una situazione, non dico di povertà, però di un'economia diversa, perché l'economia, cioè il paniere, non è che uno se lo deve immaginare che è uguale per tutti gli stati, ok? Cioè il paniere è diverso per ogni nazione. Quindi magari per dire una cosa costa cara, però l'auto nazionale costa niente, cioè costa molto poco, o costa proporzionato al tipo di valuta che hanno nel paese, ok? Mentre in Argentina invece non è così. In Argentina l'auto costa come in Europa, cioè in Argentina, che ne so, costa in euro, ti fai il prezzo in euro convertito in pesos più il trasporto, quindi costa anche di più, cioè nel senso, uno se ha macchine usate e ha un modo economico per mandare auto in Sud America, no? In Argentina la macchina usata mantiene il valore molto più alto del mercato di qua. Cioè la macchina la puoi vendere più cara, nonostante lo stipendio lì, i salari sono più bassi,
la puoi vendere di più a quanto la vendessi qua in euro, sto dicendo, non in un'altra valuta. E di fatto lì si usa il dollaro e l'euro come moneta corrente perché praticamente te la cambiano per strada col cambio parallelo 30-40% in più rispetto al cambio ufficiale, e quindi tutti i turisti e gente di strada, penso anche persone d'affari, non dico che vanno al centro di Buenos Aires per strada a cambiare, ne so, 10.000 euro, 10.000 dollari, però nel senso lo faranno in luogo chiuso, che ci sono anche quelli, però è normale che non vanno al cambio ufficiale perché, cioè, è ovvio, mi dai il 40% in più perché devo andare al cambio ufficiale che mi prende anzi di meno rispetto al cambio ufficiale perché poi c'è pagare la transazione, c'è queste cose qua. Quindi semplicemente loro la scelta di uscire dagli attacchi speculativi la potevano fare molto tempo addietro. Solo che là, per una questione di mentalità interna, anche nel modo di gestire la situazione, non scelgono questa strada. Perché per esempio, faccio un esempio, il posto di lavoro garantito. Loro non mettono un posto di lavoro garantito per una serie di motivi politici interni, no? Cioè, posto di lavoro garantito vuol dire posto di lavoro vero, ha un salario di base che serve a vivere, cioè non puoi fare spese folli, però casa, mezzi di trasporto, vestire, cibo, qualche settimana di ferie tranquilla, non puoi accumulare risparmi, diciamo. Invece la situazione in Argentina è di salari che vanno. Anche salari di 300 euro al mese per orari di lavoro improponibile, a nero ovviamente, questo ovviamente non risulta nei dati ufficiali della Casa Rosada, e invece le persone normali prendono 600-700 euro, questa è. Poi ci sono anche i lavori da 1000-1100, ma quelli sono già classi privilegiate, diciamo. Vero è che la casa costa molto di meno, però sì, costa di meno, però per esempio il cibo in Argentina, cioè d'estate uno c'è il rischio che va al supermercato e trova il frigorifero vuoto, perché esportano tutti i beni loro, cioè loro si privano della maggior parte della loro produzione per esportare, per incamerare dollari o altre valute straniere, per poter pagare i debiti che hanno fatto i precedenti. Allora, per me la situazione in Argentina è molto semplice. Oltre al fatto di mettere il posto di lavoro garantito della Monster Economics, c'è anche il fatto di non pagare, secondo me non dovrebbero pagare quei debiti, anche di quelli ristrutturati, che poi vanno a finire in fondi di gente che, se non gli dai soldi, sinceramente non li mandi in rovina, cioè gente non è, cioè magari tipo valutare i casi, tipo imprenditore che ha investito nei bond argentini che poi sono andati in fumo, che gli serve per mandare avanti l'azienda, sì, te lo pago anche al 100%, o ti do possibilità in Argentina, ad esempio, no? Di lavoro, che ne so, fa un bel accordo. Poi fondo speculativo, assicurazione eccetera, ma chi se ne frega, cioè, perché praticamente l'Argentina prosegue la dittatura e il periodo neoliberale pagando i debiti, cioè prosegue con la distruzione anche durante la democrazia. E io che ci sono stato, non è che poi come quello che mi mette commenti al video che mi dice no Argentina tenemos 6% del desempleo, no, sarà anche il 6% di disoccupazione che è molto più basso di qua, però io lo vedo che i lavori sono tutti lavori, cioè non c'è l'industria, quindi cioè non c'è l'industria, l'agricoltura poi esporti quasi tutto, e lo vedo che la gente tipo si inventa, cioè l'Argentina è uno che si inventa lavori, però siccome poi in una nazione è importante avere un settore produttivo che va, perché sennò poi
tutti gli altri lavori fittizi, no? Tipo quello del volantinaggio, promotore finanziario, quella roba là, fogli di carta che firmi una cosa che ti dovrebbe tutelare, eccetera. Però poi alla fine in sostanza mancano i beni in Argentina, perché o li esportano o non ce l'hanno o che ne so. E quindi mancando i beni, cioè posso assicurarmi quello che mi pare, però io non lo posso comprare. Poi là c'è anche un blocco delle importazioni, dove addirittura io per comprare, volevo comprare un libro italiano e non me lo potevo far mandare. Quindi, cioè, che ne so, una cosa, se non lo produco in Argentina è anche difficile reperirla. Quindi, voglio dire, come fai? È un paese molto esportatore e però non c'ha possibilità di importare, quindi non si sa come fare, insomma, no? Quindi loro ovviamente, al di là di tutta questa grande strombazzata dove portano o l'Argentina in una situazione tipo l'Argentina domani crollerà, no? Perché chi conosce la Monster Economic sa che fa default lo Stato solo se vuole fare default, ok? Però loro semplicemente si trascinano una situazione di tenere la gente disoccupata con sussidi di disoccupazione che ti tengono al minimo della sussistenza, diciamo, per vivere, più una politica di export. E loro ovviamente questa cosa qua non voglio, anche perché, come dicevo prima, mi sono dimenticato. Cioè, che ne so, per esempio, a molti come funziona? Ti serve il lavoro, allora devi andare da uno che ti dà il lavoro, però lui riceve una percentuale che praticamente in un modo o l'altro ti viene scalato dai tuoi soldi. Quindi lui per ogni persona che trova lavoro, lui si tiene una percentuale sul tuo lavoro. Poi lavori che ne so, non so, lavori di produttività, ma sono lavori di servizi o lavori inutili totalmente, e quindi la ricchezza non c'è. È sempre uno che fa una cosa per un altro che fa una cosa, che però tutte e due le cose in realtà non servirebbero tutte e due, ma ne servirebbe un'altra. Ora fa un esempio così. E poi queste persone utilizzano le persone che gli hanno trovato un lavoro, dice: guarda, io ho trovato un lavoro, no? Però guarda, dovresti venire a fare questa manifestazione qua, oppure dovresti fare quest'altra cosa qua. Generalmente sono appartenenti a partiti politici di varie schiere, questo è quello che mi hanno spiegato sul campo, al di là poi di quello che scrivono nei blog, no? Eccetera. E quindi magari, che ne so, anche per dire la protesta politica, cioè bisogna capire come avviene, che ne so, che gente scende in piazza a dire: nosotros no queremos más esto, justicia. Cioè bisogna capire come vanno le cose, no? Poi su blog scrivono: l'Argentina farà default e domani non esisterà più, oppure l'Argentina sta esplodendo di benessere e possiamo anche spenderci tutti i nostri risparmi in qualche industria che sicuramente ci renderà l'800%. No, purtroppo no, non è neanche una situazione intermedia, è semplicemente una situazione diversa. Sussidi di disoccupazione, sussidi di povertà, deindustrializzazione, cambio euro parallelo, impossibilità di comprare le valute estere in Argentina. Poi per chi non crede nel cambio parallelo, ci sono addirittura dei siti con la quotazione, cioè dollareblue.net, mi sembra, ok? Poi magari lo metto in basso al video, va là e ti dice quanto viene il dollaro, ok? E quindi niente, penso di aver tutto. Quindi io, diciamo, non sostengo nessuna delle due correnti
ufficiali e non ufficiali, che in realtà sono due parti della stessa medaglia, secondo me. E quindi basta, ma a posto, finito.